pochino di novità che volevo provare e acquistare e le voglio vedere insieme a voi assolutamente. Spoiler! Nel frattempo il sole oggi non ne vuole sapere di stare su, viene sempre coperto dalle nuvole, ma fa niente. I due campioncini. Raga, iniziamo subito strong con lui, la nuova, anzi una delle nuove acque profumate Body Mist di Sol de Janeiro, il nostro amato sole di gennaio, che in realtà non è di gennaio perché Janeiro è un posto. Di questo rosa fluo shocking stupendo, stupendo. Anzi, fatemi sapere se volete un video dove lo apriamo e lo proviamo insieme. Pagato 22 euro. Summer Amour. Amour, amour. Giuro, mi sto trattenendo perché lo voglio troppo provare. Lens, ho preso uno dei lip oil, ovviamente. Questo lo andiamo a provare anche se ho ancora le labbra leggermente, leggermente colorate. Vado a togliere quello che ho su e proviamo questo. Ok, l'ho tolto. Questo qui è lo 04 al... dove c'è scritto? Qui, ok. Al Pitaya, che cercando su internet ho scoperto essere il frutto del drago, il frutto della passione, qualcosa del genere. Non ho preso quello alla fragola, semplicemente perché ho preso quello di Gisù alla fragola, non volevo replicare, e quello alla ciliegia, io non sono una fan della ciliegia, del gusto ciliegia, mi sembra troppo amarena, e quindi ho optato per questo qui, è bellissimo, davvero stupendo. Non so neanche che gusto abbia la Pitaya, perché appunto non l'ho mai sentito. È super fluo. Buono. Però è veramente piacevolissimo. Mamma mia, starei così tutto il giorno. Dico io, con il costo che ha, ci mancherebbe altro. Una volta messo. Innamorata, innamorata. Da The Ordinary. Il tonico con l'acido glicolico. Ho delle imperfezioni sul viso e voglio provare ad utilizzarlo. Ho preso la versione più grande perché comunque costano poco. Ed eccolo qui, giuro, non vedo l'ora di provarlo questa sera dopo la mia skincare, perché ne parlano tutti super bene, dicono sia miracoloso per un sacco di problematiche della pelle, quindi sono troppo curiosa di testarlo sulla mia. Questa è la versione da 240 ml. L'ho pagata 13 se non sbaglio. Prezzo super super accessibile, sono molto soddisfatta e vi farò sapere come mi ci trovo. Ultimo, ma di sempre The Ordinary, e questo può ricordare vagamente quello di Rode, che è sempre lattiginoso, però quello di Rode è più delicato, questo è un esfoliante, quindi già che sono pazza per le cose con il latte, i cartoncini di latte, il latte in sé, eccetera eccetera, e guardate che roba, bellissimo. In realtà volevo sentire se ha un profumo oppure no. Direi di no. The Ordinary costa poco e solitamente fa prodottini proprio al top, quindi sono molto contenta. Se lo avete già usato, fatemelo sapere, anche se avete utilizzato l'altro, l'acido, che sono troppo curiosa. E niente, sono troppo felice di questi acquisti perché adoro tutto. In particolare loro due, raga, quanto sono golosi. Buonissimo questo qui alla pitaia. E questo lo devo ancora provare. Anzi, scrivetemi nei commenti se volete provarlo insieme a me, così lo proviamo insieme.